È stato un 2011 altalenante per l'economia ligure. Dopo una timida crescita nel primo semestre è arrivata la battuta d'arresto in riflesso alla crisi internazionale che continuerà a far sentire i suoi effetti per tutta la durata del 2012. Nel quadro economico della Liguria, fotografato dall'analisi della sede genovese della Banca d'Italia, il comparto delle costruzioni continua a registrare una prolungata sofferenza, male anche la cantieristica navale, segnata dalla diffusa incertezza sulle prospettive di mercato, a sostenere l'attività produttiva ai settori della metalmeccanica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Segnali positivi dalle esportazioni che registrano una crescita del 14,7% su base annua. La Liguria nel 2011 l'andamento è stato appunto diversificato tra il primo e il secondo semestre. Il primo è andato molto meglio, il secondo semestre naturalmente ha fatto registrare una battuta in arresto in linea con l'andamento economico nazionale. Per quanto riguarda le previsioni è assolutamente difficile, se non impossibile, formularle, visto che insomma l'attuale congiuntura economica del paese è internazionale. A livello nazionale le nostre previsioni, le previsioni di Banca Italia sono per un meno 1,5% del PIL nel 2012, con prospettive di leggero miglioramento sulla fine dell'anno. Nel doppio passo dell'economia ligure, segnali di sofferenza anche per il commercio, che deve fare i conti con la diminuita capacità di spesa delle famiglie, complessi fenomeni occupazionali, mentre sul fronte dei prestiti bancari si registra un dato migliore rispetto alla media nazionale. Sul mercato occupazionale, nella media dell'anno abbiamo avuto una crescita dell'1% circa degli occupati, che però si è realizzata integralmente nel primo semestre, perché poi invece è seguito un periodo di stagnazione. E per quanto riguarda il mercato del credito, abbiamo avuto un andamento più positivo della media nazionale, nel senso che la variazione dei prestiti bancari ai residenti in Liguria, pur diminuendo progressivamente nel corso dell'anno e anche nei primi mesi del 2012, è rimasta su livelli lievemente superiori al totale nazionale.